cari amici di WG Game e di WorldofWrestling.it. Amici, ma soprattutto amiche di WG Game di WorldofWrestling.it. Io non ho più amici dopo quello che ho visto. Modalità polemica. Qui è l'artefice Jake in compagnia. Specialista Michel. Ed è il polemico Pepino. E vi diamo il benvenuto in questo secondo ed ultimo Genie Pre-Play Show della Royal Rumble. Che poteva anche non esserci, però i miei colleghi hanno voluto farlo. Dato che oggi, lunedì 18 gennaio, i match confermati... Il match confermato per la Royal Rumble è solamente uno, e quindi, che è quello che abbiamo fatto ieri. E quindi ci stava solo quello. Noi abbiamo pensato oggi di farvi un piccolo regalo. Pepino è cattivo, non regalone! Vi assicuriamo noi due, perché lui non ha partecipato, che i 30 che vedrete oggi saranno esattamente i 30 che parteciperanno. Una cagata pazzesca. Sicuramente. No, una cata mura non c'è. Sicuramente metà li azzecchiamo. Anche di più. Anche di più di metà. Allora ragazzi, come vedete lo slancio abbiamo messo normale, perché non vogliamo che il video diventi lungo. Già Peppino è incazzato, quindi... Sono in sciopero io. Ragazzi, non seguirà l'incontro, io ve lo dico. Sono in polemico sciopero. Quindi possiamo... Prima scegliere l'arena. Vabbè, l'arena credo... Lancio credo che se facciamo noi a Rumble non possiamo scegliere la prima. Bravo Michel. Quindi iniziamo pure la Royal Rumble. Posso però chiederti una cosa? Cosa ne pensi della introduzione? No, no, io voglio Hall of Fame, voglio il primo, voglio il primo però partecipante. Prima dimmi il primo. Primo e secondo. Vai e Peppino. Contorno se riesci. Primo, secondo e contorno. Sulla Royal Rumble non dico niente. Sull'introduzione di quell'uomo lì dico la stessa cosa che ho detto riguardo alla Royal Rumble. Una cagata pazzesca. No, non sono d'accordo. Primo partecipante. No, però spoileriamo magari. Dai, siamo se ci poteva dirlo perché non abbiamo visto. È Big Show. Primo partecipante è Big Show, l'ha detto lui che vuole entrare con il numero quello uno. Quello che dice lui. Se esce Big Show, veramente, ragazzi. Sono proprio curioso se azzecchiamo qualche numero del primo partecipante alla Royal Rumble vera sarà Roman Reigns. In effetti. E l'ultimo sarà Roman Reigns. Ah, un'altra cosa, ragazzi, non si può mettere il match in paio. Il match in paio. Io voglio vedere come lo metti. Metti il match in paio. Esatto. Chi vince vince il match. Royal Rumble. No, è il titolo volevo dire, ragazzi. Purtroppo non è possibile fare la Royal Rumble con in palio il WWE World Heavyweight Championship. E intanto entra Eric Rowan. Che sia entrato per primo questo qua. Che non so se voi avete notato, Eric Rowan non porta più la maschera da pecora. Bene. Tra l'altro volevo anche dirvi che non porta più le mutande. Come fai a saperlo però? Cos'è che ti è successo? Ma porta qua... il rossetto. Ecco. No, veramente, la maschera da pecora... Sei sicuro di questa cosa? Perché io un paio di rofa me lo ricordo. Magari mi sogno, Io l'ultima volta che l'ho visto a SmackDown, se non mi sbaglio, non aveva la maschera. L'ultima volta che l'ha visto... No, che l'ho visto a SmackDown. L'ultimo SmackDown che è stato fatto il 15... Andato in onda il 15, se non mi sbaglio, non aveva la maschera. Però quanti... Ma ce l'aveva Braun Strowman. Vediamo il secondo partecipante. Brock Lesnar. Tra l'altro, ragazzi, quanto esploderebbe l'arena. Essere Eric Rowan. In effetti, povero Eric Rowan. Perché quanto è triste essere lui? Dai, tu vorresti essere entri per Eric primo. Rowan. Entri per primo, in più, come secondo hai contro Brock Lesnar. Cavoli suoi. E soprattutto sei Eric Rowan. Perché date addosso così? Io invece vi chiedo, secondo voi Brock Lesnar sarà accompagnato da Paul Heyman nel Royal Rumble match? Che ha perché anche bisogno di qualcuno che lo accompagna su lui, no? Sì. E io ti faccio un'altra domanda. Quando... Ma avete visto la spada di quella... Bellissima. La spada, ma non ha la punta, se non mi sbaglio. Forgiata veramente? Sì, vista, sì. Bella. Se non mi sbaglio, non c'ha la punta. Però. Non parlavamo di quella noi, di quella vera? Sì, l'ho vista anch'io quella vera. Però stavo osservando... Eric Rowan è nella realtà il
la punta della spada è disegnata. Mi sembra tagliata a metà. Guardate, è schiacciata. Sembra spettato, magari è veramente così, sinceramente no, non è più corta nella realtà. Non arriva no. sotto la gola, arriva un po' più giù. Vi, sapete voi la storia di quel tatuaggio lì? No, raccontacela. No, io sono, bravo a spiegare. Visto che la sai. Inizia la Royal Rumble, ricordiamo che si viene eliminati dal match venendo buttati, scaraventati oltre la terza corda. Oltre l'oceano. Adesso raccontaci la storia di quello. Se invece passate, se invece dal via, ritirate 20 lanciati euro. Da sotto la terza corda, sono ancora in gara. Peraltro dovete cadere con entrambi i piedi. I piedi, perché se cadete col culo i piedi e una volta caduti saltellare sul naso dicendo 5 volte. Come già in difficoltà. Dicendo 5 volte entra... 33 trentini entrarono a Trento trotterellando. È uno del New Day. Devi abbassare la voce perché non è uno del New Day. Attenzione! No, non ci posso credere. Non ci posso credere. Biggie, non fermalo, ci posso credere. Biggie, fermalo. Non ci posso credere. Ah, ok. Forse Biggie, ma mi sembra più magro Biggie. Com'è sta cosa? Guardate che gambine che ha. Di solito ha le gambe giganti. Comunque la Guy Gambi Biggie. Cos'è che stavi dicendo Peppino mentre entrava Biggie? No, niente. Che urlavi? Niente, niente. Effettivamente, che stavi dicendo? Non mi ricordo. Erano stupidaggini. Stupidaggini. Allora, la storia della spada. Vabbè, non è che è quella gran storia. Lui si tatuò quella spada dopo essere andato via dalla WWE che aveva Big Show intanto entra. Ecco, l'urcera. No, aveva problemi allo stomaco. Cos'è che ha avuto? La diverticolite. Ecco, la diverticolite. Ecco, ha avuto questo periodo nero e ha voluto tatuarsi la spada sul petto. Cioè, uno passa periodo nero di merda e si fa il tatuaggio. Non so come. Un tatuaggio mastodonte. Esatto. Bello. E intanto iniziano i suplex devastanti di Brock Lesnar al povero Eric Rowan. Io pronosticherei non questa Royal Rumble, ma quella che vedremo nella realtà. Sì, perché pronosticare questa è... E anche spoilerare. A parte quello, ma... Intanto entra un altro del New Day. Pronosticare quella nella che va, ovviamente a prendersela con Big E. Pronosticare every man for himself Royal Rumble. Hai ragione, anche qui pronosticare quella nella realtà sarebbe una butta boiata fuori, elimina Brock Lesnar, ragazzi, non può succedere. Non Biggie, può Big E se ne va, Big E se ne va, no, non se ne neanche Big E. Comunque avevamo già fatto un pronostico una settimana fa, però adesso vorrei andare con un pronostico di una sola superstar. Già, uno è più difficile. Però io ti dico Triple H. Triple H. Eccola là. E intanto entra Kevin Owens, che avete visto anche nel match di ieri. Esatto. Essere diventato il nuovo campione intercontinentale. E 90% parteciperà anche al Royal Rumble match. E intanto sono in 6 sul ring, esatto. Quindi uno verrà eliminato. Intanto i due giganti si stanno malmenando. Gorilla Press Slam. Grandissima Gorilla Press. E Kevin Owens, che è appena entrato, sta già rischiando perché di uscire. Intanto fanno, è già la seconda volta. No, Kevin Owens non puoi uscire così. Anche Brock Lesnar la rischia. No, Brock Lesnar è eliminato da Big Show, ragazzi. Uno dei due deve andare fuori per forza. Kevin Owens! Incredibile, appena entrato se ne sta già andando. Ha pagato il match di ieri, era ancora stanco. Brock Lesnar, ragazzi, suplex! Snap suplex! Eric Rowan ce l'ha fatta. E non molla, Eric Rowan, ragazzi, non molla. Allora io ti faccio un'altra domanda. Vai. Tu non hai detto... No, avete... Tu confermi Triple H. Peppino. Super Mario. Super Mario, bene. Quindi io ti pongo... Eric Rowan con una capriola Eric se n'è andato. Allora io ti pongo una domanda che ti avevo già chiesto. Chi entra interno? Con il numero uno? No.
Come faranno a eliminare Braun Strowman? Buttano una banana sul ring. Scivola. Secondo me Braun Strowman potrebbe essere buttato fuori da Brock Lesnar. Tu avevi un'altra teoria? Dilla pure. La mia teoria è che a un certo punto, purtroppo mi sfugge il perché, ma sarà lo stesso Bray Wyatt a ordinare al gigante di uscire e il gigante acconsentirà e se ne andrà. Kane! Il nostro tanto amato Kane. Purtroppo ragazzi ci siamo dimenticati di scaricare la versione odierna. Però è sempre Kane. Prendetevi questo. Va bene lo stesso. Kofi Kingston rischia... Cos'è che sta cantando il pubblico? Guardate Kane che elimina Brock Lesnar, eh? Guardate Kane che elimina Brock Lesnar e l'ha eliminato. Sì. Purtroppo qui nel gioco non è la bestia. Cioè, è la bestia, però non è poi così forte. Perché sta tentando? Sta succedendo qualcosa di strano. Di strano. Tanto Brock Lesnar ce l'ha. Un altro del New Day, mentre Kofi Kingston e Big E si picchiano. Ma invece Kane e Big Show cosa si stanno facendo? Però adesso l'unione dovrebbe fare la forza. E invece boom drop di Kofi Kingston a Big E. Perché se si mettono d'accordo e eliminano i due giganti, Il problema è che qui avrebbero vita più facile. L'intelligenza artificiale non ci sta. La deficienza artificiale dei tre da New Day. Esatto. Attenzione! Avete visto che capriola? E ritorna facendo una capriola, incredibile. È solo la seconda Royal Rumble che vediamo simulata in 2K16. Sì. Simulata da noi. E intanto entra Rush. L'hai vista? Ho visto. Harry Carrana e... Ho visto Big E eliminato da Kofi Kingston. Che adesso eliminerà anche... Si sta dando da fare. Saranno felici, quelli da New York. Rusev che entra Rusev con tutta la lentamente, esatto, mondo. Notato anch'io. Però va con un pugno devastante e distrugge Kane. Poi ragazzi, naturalmente nei commenti fateci sapere chi secondo voi non entrerà nella nostra simulazione e conseguentemente chi prenderà il posto di chi non entra. Hanno capito tutto. Rusev che è appena entrato invece spaccato le braccia, però si è salvato. Mentre il New Day continua a picchiarsi. Perché? Perché? Siete insieme, siete una stable. Perché vi picchiate così alleatevi, no? Niente. No, che proprio niente. Vanno per i fatti loro. No, ma proprio. Vogliono il predominio della stable. Sì. Attenzione. Kane che salta la corda come Kalisto, non so. E forse viene anche eliminato, no. Beh, qui però Xavier Woods la rischia, c'è Big Show e Kofi. Che lo stanno pompando. Esatto. Stanno... Incredibile. Li allontana entrambi. Mamma mia. Certo, sono 5, perché non entra il sesto? Boh. Perché stanno aspettando l'eliminazione di Kofi Kingston. Guarda che ride e lo saluta. Grande bicchio. Gorilla Press Slam. Sei tornato tra noi? No, stavo leggendo che danno di quelle notizie qua su Roman Reigns e... The Rock. Se è spoiler però non puoi dirlo. No, su Roman Reigns e The Rock. Riguardo la Royal Rumble? Sì. Allora non è spoiler. No, riguardo a WrestleMania. Allora poi... No, però se mi dici che va per il titolo. No, cioè dico che volevano parole grosse tra i due. Allora, essendo cugini. Ma infatti, guarda che tanti. Non mi staranno costruendo una. Tanti ipotizzavano un Roman Reigns contro The Rock. E qua lui dice. Bray Wyatt. Di staglia la larga. Vabbè. Sì, però. Eccolo qui. The Rock ha. Non è Bray Wyatt, ma è Braun Strowman.
e The Rock a WrestleMania non combatterà. Dopo che aver sentito queste cose da Roman Reigns, penso proprio che un po' gli girino e vada a dargli due scappellotti in faccia al cugino. Magara. L'ho detto magara. Intanto ci sono tre giganti e una bambina. Che è Rusev la bambina, eh? No, è Kofi la bambina. No, Kofi non c'è proprio. Savi era loro, quello lì. Dolph Ziggler. Uno che potrebbe arrivare fino in fondo, eh? Perché ha una resistenza pazzesca. Quindi si salva. Si salva, però sono in 6. Xavier Woods non molla, eh? È ancora su ring da parecchio tempo. Guardatelo, ci diverte anche l'agilità di quell'uomo. Dolph Ziggler tenta di eliminare Braun Strowman addirittura dal paletto. Cosa fa quell'uomo lì? Che si è ripreso dalla morte del suo trombone. Esatto. Anzi, forse si è incazzato e vuole vincere la Rumble a tutti i costi. Ziggler lo vedo male. Ma anche Xavier Woods che rientra con eleganza nel ring. Anche Ziggler ce l'ha. Poteva semplicemente buttarlo fuori. E invece no. Però credo che qui ci lascia Big Show, eh. E invece no. Sarà... No, quando Xavier, no. Dopo un'ottima performance, Big Show fa una capriola. Nessuno che ha tentato di buttarlo. Sto notando Strowman con il mascara. Oh, con la cipria. Con la cipria, ecco. Quando il commentatore qui a fianco al rossetto. Non ho più il rossetto. È chiaro che anche loro. Era il video di martedì che avevo il rossetto, oggi non ce l'ho più. L'ho tolto. Oggi è già giovedì. Scusate, il giovedì non usa il rossetto. Sì, esatto. Martedì devo farmi meglio. Sono morto. Perché? Ok. No, ma perché Peppino sei così ostile da questa Royal Rumble? Sei così incazzato? Vedrai Peppino. Vedrai che quando la guarderemo ti non ricorderai. Non ha ragione, ma chi la guarderà? Kane, voi la guarderete. Eliminato da oggi per vederla. Ma non so perché capita sei così incazzato. Prenderò, avrò impegni io quando è la Royal Rumble più incerta degli ultimi 5-6 anni. Appunto, vuoi come le ultime due che si sapeva già prima di iniziare che vinceva? Allora, quelle cagate qua dove non... Che quali cagate? Dimmele! Ti stai lamentando per niente! Sul ring. Ma non lo sai mai prima! Ma scusa, che Royal Rumble è che devi sapere chi non è lo c'è sai su mai ring, prima! Scusa. Io voglio... La Royal Rumble è bella per le sorprese per i ritorni. Schifosa come ma quella perché? Di adesso perché stai non dicendo ho mai che vista. È schifosa allora, che non l'hai ancora vista. Vi ricordo che l'anno scorso disse che era la più bella stata la Royal Rumble. Quindi quest'anno dovrebbe essere quella più bella. Quindi oggi, visto che dice che è schifosa, sarà straordinaria. Ma lo sarà perché. Ma non capisco perché si incazza. Ti assicuro che non può vincere la Roma. Ma no, è indipendentemente dal risultato, è proprio come è costruita tutto il... Fa cagare. Sta entrando, ragazzi, Daniel Bryan. È la nostra prima sorpresa, ragazzi. Daniel Bryan ha avuto l'ok dai medici e può tornare. E Big Show ci saluta, eh. Era entrato per terzo, se non sbaglio. Esce un gigante e entra un nanetto. E entra una bambina. No, basta questa bambina, dai. Il gigante è la bambina. Quindi ragazzi, secondo voi tornerà Daniel Bryan? Avrà avuto parere positivo? Secondo me un 65% potrebbe partecipare. No, secondo me 65 non partecipa. Ne colpisce addirittura due. Gasatissimo Daniel Bryan. Comunque stava dicendo Peppino, non so perché ti incazzi così che è la Royal Rumble. Allora,
più difficile da pronosticare. Allora, e secondo me è una cosa positiva questa. Allora, vai. Io non sono incazzato con la Royal Rumble quella là, io sono incazzato con questa qua. Io ho detto che questo pay-per-view qua non era da fare. Dovevamo fare solo gli incontri ufficiali giusti. Vabbè, quelle cagate qua, non mi interessa vedere quelle robe qua. Potevamo metterci dentro Super Mario, visto che non... Cioè, intanto entra Curtis Sachs. È una cosa che non è ancora stato eliminato dall'anno scorso. Hai parzialmente ragione, Peppino. Però noi abbiamo abituato i nostri telespettatori. Li abbiamo abituati a fare cose giuste. Ad almeno serie. Due pre-show. Ma cosa? Ragazzi, fate cambiare idea a Peppino. Lasciate il mi piace. Ma non cambio idea. Questo video piuttosto deve, me ne sto fuori. Deve arrivare. Rusev. A quanto? Quanto avevamo fatto? Tutti quelli che guardano questo video, ragazzi, lasciate un bel mi piace, così Peppino. E anche un commento, perché i commenti Peppino li legge la sera prima di andare a dormire, almeno poi va a dormire felice. Esatto. Giuro che non ne leggo uno di questo qua. ma non guardo neanche il video. Ragazzi, voi dovete capire che in questo momento sono le 22:43 del 18 gennaio e c'è un match ufficiale. Noi non possiamo fare altrimenti. Facciamo quello e stop. Oh, si sta. È sempre fatto così. Ci sta bene, dai. No, non ne abbiamo mai messi dentro cazzoni. Fare robe inventate non mi piace, non è un pre-show. Non è un pre-show. Ma è così bello. È inventato. Provare per a credere. Ad azzeccare quello che succederà. Ma cosa vuoi azzeccare? No. A parte Brian. Magari, forse, magari azzecchiamo il vincitore. Che forse ho dei dubbi anch'io. Quanti ne abbiamo sbagliati? Nessuno. Magari abbiamo azzeccato i primi ad entrare partecipanti. E intanto Chris guardando Jericho, quelli che avete messo, però non abbiamo tenuto il conto dei effettivamente Raw is Jericho è entrato e va subito con un running bulldog a Dean Ambrose. Chris Jericho è comunque Braun Strowman, ragazzi, è... che si è detto pronto ad andare nel main l'anno scorso bastano. Vai al pay per view della Royal Rumble. Quali che pressione, che cosa abbiamo però fatto? Però devi anche considerare che l'anno scorso c'era il match per il titolo. Che ho capito, non c'è. Però noi quando c'era la Royal Rumble nel pre-show non abbiamo mai. Intanto il Dean Ambrose ti saluta. Noi nel pre-show non abbiamo mai simulato la Royal, il match, la Royal Rumble match. Abbiamo simulato gli altri match. No, perché Daniel Bryan elimina Braun Strowman. Che senso ha adesso quest'anno simulare il Royal Rumble match? Perché serve a noi per chiedere ai nostri amici chi pensa. Dovevamo fare gli altri match. Attenzione, molto Jericho. Piuttosto mi sarei pippato quello femminile e sarei stato più contento. Guarda, avessimo avuto l'ufficialità di Becky Lynch contro Charlotte, l'avremmo fatto. Io sinceramente avrei comunque proposto la Royal Rumble, il Royal Rumble match. Io perché no. Ziggler, mai. Ziggler, perché almeno è una cosa diversa, vediamo sempre i soliti match singoli. Ma non è una allora, cosa. Ti dico una cosa, abbiamo appena finito di vedere, loro l'hanno visto ieri il Last Man Standing. È una noia clamorosa. Ho capito, però è una cosa ufficialmente. Era quello il match. Qua non puoi sapere. E cioè, qua è questo. Mettiamo il match. Dentro gente a caso, chi ce ne frega. Jack Swagger senza sapere chi c'è. Anche su Swagger ho dei dubbi, esatto. Allora, soprattutto sulla sua tenuta ho dei dubbi. No, nera e rossa. Meraviglia. No, ma quando mai ha avuto quella tenuta rossa con le fiamme, non lo so cos'è sul. È nera con le cosa sono i fulmini rossi, non lo so, dei rami no, rossi. Sono dei fiorellini. Ma è vestito da Nabashu. Cioè, soprattutto anche la faccia non ci assomiglia, i capelli corti, boh. Jack Swagger del 2010. Jericho tifoso col cartello di Eric Rowan. Ah, perché si viene eliminato da Curtis Axel. Bray Wyatt questa volta. L'altro è Curtis Axel. O Luke Harper. No, Bray Wyatt. Hater of Words. E va con un DDT. Secondo su me, Daniel Bryan. Guarda, io ritorna mi sbilancio la rivalità. Negli ultimi tre c'è Bray Wyatt. Ancora? Per me è l'ultima Royal Rumble. Ma questo qui sarà il ventesimo a entrare. Ho perso davvero. Cioè non l'ho mai seguito. Gli ultimi tre?
Di questi, non posso spoilerare. No, di questi, della vera Royal, della vera Royal Rumble. Ma se non sappiamo chi c'è. Pronostico, questo qui è il pronostico. È per quello che è un pronostico. Se no, mi daresti una notizia. Hai visto Daniel Bryan come ha scaraventato Bray Wyatt fuori? Io ti dico. L'aveva caricato sulle spalle, ha fatto così. Anzi, attenzione, attenzione. Triple H, Triple the H, game. Ragazzi, perché per me vincerà lui. Gli ultimi tre saranno Brock Lesnar, Triple H e Bray Wyatt. Perché per me Roman Reigns esce per qualche manghetto. Il tuo podio? Roman Reigns? Chi esce? Curtis Axel. Curtis Axel. Roman Reigns, Triple H. Jack Swagger going to work now. Oh, wait, nice reversal. That'll have you worrying about long-term injuries for sure. Cavolo, sai che è difficilissimo. Io sparo un AJ Styles proprio per per andare sul difficile. Anzi, per andare sul difficile dovrei dire Ace Later, per esempio. Però vabbè. Pepino. Macho Man, Warrior e Super Mario. E qui ci saluta invece Jericho, che è stato eliminato da Daniel Bryan, che sta facendo un'ottima Royal Rumble. Comunque è stato eliminato così Bray Wyatt, eh. Poi l'ha lanciato fuori. Stardust. Sto notando che hanno... ha aggiunto delle eliminazioni diverse rispetto all'anno scorso, che era il solito pugno e veniva buttato fuori. Invece qua abbiamo visto per esempio Larry Carrana prima di Xavier Woods, la mossa questa qui adesso di Daniel Bryan. Finalmente qualcosa di nuovo. Ce n'era un gran bisogno. Comunque se c'è anche Daniel Bryan, anche lui potrebbe essere tra i candidati a essere. Sai che se c'è Daniel Bryan vincitori, succede come l'anno scorso, che il pubblico vuole che sia lui campione. Esatto, forse è anche per quello che non lo inseriscono, anche se magari i medici gli danno il via libera. Perché loro vogliono, cioè loro non vogliono che succeda questo. Intanto Sheamus entra, ma non ne fa comunque una giusta. Daniel perché Bryan, Daniel Bryan è in full si control. Vede che è carico, fresco, carico, eh? Continua a girare. E adesso è ubriaco lui, però. E adesso qui ritorna una vecchia rivalità. E se viene eliminato, si è proprio stronzo. Giù il cappello davanti a Daniel Bryan, che ha fatto un'ottima Royal Rumble. Ma non poteva chiedere di più. La farà ancora meglio. Siamo verso la fine comunque, eh. Ne mancheranno ancora allora, due ne mancano sicuri. Che ce li ho bene in mente. Sei. Io dico sei. Questo chi sarà mai? Questo è una sorpresa, eh sì. Uno è Samoa Joe. Direttamente da NXT, ragazzi, Samoa Joe. Anche se è molto, ma molto difficile, perché esce adesso è nel giro titolato NXT. Quindi, però, come un'altra fece cagata, come fece due anni fa Rusev, che entrò a far parte del Royal Rumble Match, nessuno lo conosceva, eppure ha fatto un bel match. Non è uscito subito. No, ha vinto. Non ha vinto. Old School Pile Driver di Triple H. Ma non era la Battle Royale di Andre Giant. Sto parlando di Rusev, eh? Sì, la prima Battle Royale di Andre Giant l'ha vinta Rusev. Filmi more, ragazzi. Sembra. Ma sei pazzo. Mi sembra male. Si sembra male perché la prima l'ha vinta Big Show. No. Va bene. Non l'ha vinta Big Show la prima, eh? Sei sicuro? Non fare come... Devo fare non l'ha come vinta con Big Christian, Show la prima. Sono state due. Due solo ne hanno fatte. La prima l'ha vinta Big Show e la seconda l'ha vinta Cesaro. La prima non l'ha vinta Big Show allora. Sei sicuro? Puoi cambiare ancora idea, eh. Siamo in due sicuri. Quando mai Rusev l'hai visto sentir nominare vincitore
della Battle Royale in amore di Entrata e Battle Royale o una Royal Rumble? Avrà vinto una Battle Royale. Quante ne hanno fatte di Battle Royale? Quelle hanno fatto, eh. Attenzione, il preferito di Pepino sta entrando. The Undertaker. È troppo veloce. Troppo veloce. Poi cosa che ha preso? Un colpo alla schiena. No, forse ha vinto una Battle Royale. No, non ha neanche vinto una Battle Royale. C'era stata una Battle Royale con in palio il suo titolo quando era ancora campione degli Stati Uniti. Ti ricordi che avevamo fatto l'episodio Le genialate della WWE? Battle Royale. Ah, il primo. Però la Battle Royale in memoria di Andre the Giant. Sono sicurissimo che se non l'ha vinta, intanto Undertaker insegna a Sheamus come allora, si fa a WrestleMania 30. Cesaro ha vinto eliminando per ultimo Big Show. E quella era la Battle Royale. Sì, Andre the Giant memoria. Che ha vinto la seconda? Scusa? Ha vinto Cesaro eliminando per ultimo Big Show. Questa qui era 31. Quella adesso vado a cercare il resto almeno 31. No, aspetta. Ti ho detto la 30. Ah. Ora mi dimentico la 31. Quindi vedi che la prima non l'ha vinta Big Show. Io mi ricordo. E allora vedi che io ho ragione. Aspetta, che, perché io ci sono. No, perché io ho polemizzato sul fatto che, cavoli, la prima Battle Royale in Royal Andre the Giant non possono farla perdere a Big Show. E infatti l'hanno fatta perdere a Big Show. Io mi ricordo Big Show vestito uguale identico a Andre the Giant. E l'ha perso. Ha fatto una figura di merda. Quello di merda è arrivato secondo. Ma ha perso. Io sono stato contentissimo, ho goduto come un matto, perché lui che è entrato spacciandosi, ragazzi, come il nuovo Andre the Giant, Triple ha perso. H. Ci saluta. Tu che sei il gigante mi stai della... facendo perdere la Royal Rumble match. Però io avevo ragione. Non ha vinto la prima Royal Rumble match. E anche Samoa Joe eliminato da Stardust. No. Andate che comunque non so perché entra sempre verso gli ultimi, Com'è sta cosa? Ma sai com'è? Non hanno nessuno da mandar su? Ma non è che magari va in base all'età e l'entrata. Io. Il più vecchio entra per ultimo, mentre il più giovane entra per primo. E tanto, no, niente da fare. Comunque cerca. Comunque, allora, avevi ragione tu. Però era come pensavo io. Vai. Andre Zane. Big Show ha vinto questa. No, incredibile. Undertaker eliminato da Ryback. Ha vinto la Battle Royale dedicata a Andre Zane di WrestleMania 31. Infatti eliminando per ultimo Damian Mizdo. Perché se vi ricordate avevamo esatto, detto no, perché non ha vinto Damian Mizdo. Ok, quindi Big Show la 31. L'anno scorso, il 30, aveva vinto Cesaro eliminando Big Show. Ho sbagliato, ho fatto il contrario. Infatti ho voluto controllare perché non ero convinto dell'ordine. Ma i vincitori erano questi due. Ma io, Roman Reigns! Ma ragazzi, io ho detto... Ragazzi, il detentore del titolo... Io ho detto che la prima Royal Rumble match non l'ha vinta. Tu hai anche detto che l'avevo vinta Rusev. Però ho detto che Big Show non ha mai vinto la prima Battle Royale di Televisa. Ha vinto la seconda. Ma la prima non l'ha mai. Mamma mia. Tanto Mi Took. Ti Ryback adesso andrà con l'eliminazione probabilmente. Se è intelligente. Allora io non so quanti ne mancano. E ma invece no. Un colpo a sorpresa manca ancora. Sì. Super Mario. Alla fine abbiamo deciso di non inserire. Anche alla fine poi il colpo a sorpresa. Non so quanti ne mancano. Trentesimo. Ma sono pochi. Forse è lui. Credo sì, credo di sì. Se guardo la reazione del pubblico... No, è Neville, ragazzi! No. Neville! Che va a distruggere con un pugno Ryback. Comunque, ragazzi, voi sapete che io adesso mi sto addentrando anche in NXT. Ci sono a rivedermi alcuni incontri. Se volete mettere quando c'era campione Adrian Neville. L'hanno rovinato, nella main roster. Hai ragione anche te. Hanno rovinato clamorosamente. Quindi Finn Balor, ti prego, rimane lì ancora per un po'. Sì. Lo dico più volte, i talenti ci sono, solo che li stanno usando male. Che e per quello che meritano, li tolgono, li mandano fuori per motivi assurdi.
resteremo così. Quando c'era un Mark Henry che dove lo metti stai, non, ha, non gli è mai piaciuto Mark Henry. È stato tolto dal Royal Rumble. Mark Henry è il dio fatto sceso in terra. Ma è solo per polemizzare. Cioè, ma tu devi fare la Jimmy. Quello che non mi va è intanto come è entrato, è stato Luke tolto. Scusa, ma, non, ma non... aspetta, perché se per esempio Mark Henry è stato sostituito da... Non me ne frega, non puoi sostituirlo. Scusa, perché chi è lui? Perché, per non perché deve entrare? Ma rispetto per le persone, non puoi sostituirmi lui per mettere dentro rispetto un picco pallino qualunque. Magari hanno messo magari al suo posto mettono dentro Kurt Angle. No, io mi meraviglio, anzi, non mi meraviglierei se l'han tolto perché al suo posto hanno dovuto mettere Hulk Hogan. E Hulk Hogan ha detto no, togliete il nero perché io al posto del nero non vado. Questa cosa qua sarebbe... Stai proprio sforando da... No? Cioè, incredibile, polemico livello 11. No, non si fa così. Oltre a 9.000. Ci sarebbe, esatto, ci sarebbe Vegeta e urlerebbe It's over 9000. Allora, Mark Henry, poverino... E tanto Stardust, dopo tanto tempo, che esce. Voleva ad ogni costo far parte di questo Royal Rumble match. Vai. Perché siamo al suo ritiro quasi. Poverino, voleva far parte... lo tolgono. Perché... Scusa, piccolissima nota, tu non hai visto le scorse Roma, Stardust? Non guardo più Roma ultimamente. È entrato pitturato come Ziggy Stardust in onore di David Bowie. Chiuso parentesi. Bene, detto questo, non mi può non fare... Non mi interessa neanche... No, perché questo, non guardo Roma, non guardo più Roma. Ho smesso di seguire gli show della... Quindi... Anzi, amici a casa, nei commenti, se avete un canale da qualche parte dove si può vedere la TNA, fatemelo presente, per favore. Te l'ho già detto, a sto punto guarda la Ring of Honor. Ma guardo anche la Ring of Honor, fatemi, ditemi dove li posso vedere. Noto il caricamento, non so perché. Dove si vede la Ring of Honor? Stanno scegliendo ancora chi far entrare. Anzi, due. Dove si vede? Sì, esatto, dove due. Si può vedere la Ring of Honor? Non lo so, perché io se la seguo sul canale internet Neville, Neville rischia. Andrò a seguirla. Superman Punch in arrivo. Andrò a seguirla sul canale Superman Punch. Negli ultimi arriva sempre. Superman Punch non è andato a segno. Non è neanche partito, infatti. Fagli buttare fuori Ryback, no? Ma non c'è il canale internet della TNA? Il canale internet. So. Si dice sito internet. È davvero tanto tempo che non vedo il canale YouTube, no? Qualcosa da vedere. Costui è Kurt Angle, ragazzi. L'unico nome che manca, interesserebbe anche un altro, sì. No, un altro. Non ha sentito nessuno, Forse avrei sentito tu, ma il microfono non lo sento. Si sentiva. Ma dai! Mamma mia, ragazzi. Si è sentito. Meno male che non si ricorda l'altro colpo sorpresa. No, questo lo bippo, veramente. No, ma si è sentito, Non si è sentito. Ma figurati, io. Il microfono non è fine. Qui le cuffie. Non è fine come le tue orecchie. Comunque, insomma, ragazzi. Ma ti rendi conto di come l'hai detto? Perché voi avete le cuffie e non le sentite, ma dopo, l'hai detto alta dopo, voce. Dopo, un minuto 39, dopo lo rivediamo e vediamo se si sente. Ma porca miseria. Poi devi capire che c'è in sottofondo anche... il gameplay, quindi no, lo fa apposta, no, perché... mamma mia, questo è l'altra sorpresa, questa è l'altra sorpresa e infatti è lui, signori. Direttamente dalla New Japan Pro Wrestling, probabilmente con il Bullet Club, AJ Styles. Non è AJ Styles quello lì, è AJ Styles quello lì. Ma come l'hanno fatto, scusa, chi l'ha fatto con AJ Styles? Chi l'ha fatto, l'aspetti. Non è stato con la barba, con i capelli lunghi. L'ha creato Dio. Tu probabilmente non hai più lui visto AJ Styles. Lui si ricorda AJ Styles in TNA 10 anni adesso fa. I capelli lunghi e la barba. E intanto è stato eliminato. Madonna, da... quanto è diventato orrendo. Vi invito, se vi va, di andare a vedervi il match tra AJ Styles e Rey Mysterio, che è stato fatto poco tempo fa. Ah, Eric Rowan. Alla Five Star Wrestling. Mamma mia. Non ho visto come ha fatto uscire, ma è uscito. È uscito, è stato eliminato da Roman Reigns, se non mi sbaglio. E anche Ryback sta facendo un buon match, una buona Royal Rumble, ma l'ultimo credo, Non c'è musica.
È Del Rio. Alberto Del Rio. Ultimo. Questi Sassi sono mai me l'aspettavo. I finalisti, ragazzi, Due bombe. E comunque ci stiamo avvicinando, perché Roman Reigns manca Triple H, che abbiamo pronosticato noi, e Brock Lesnar. Brock Lesnar è adesso ho detto Roman Reigns va fuori. È entrato col 2. E infatti va fuori. Roman Reigns va fuori. Speriamo in un super colpo a sorpresa, ragazzi, da questo punto. Siamo comunque credo proprio siano esauriti tutti e 30 i posti. Ryback no però, ragazzi, tutti. No, tutti no. Ah no! Sorpresa, ce n'è ancora uno. Sorpresa anche per noi, ragazzi. Sì. Tyler Breeze. Mamma. Che anche lui, ragazzi, arrivato nel main roster, piccola storyline, piccola faida contro Ziggler e poi sparito. L'oblio. Sparito. Cioè io non so i davvero i booker della WWE cosa se lo portate nel main roster, abbiate mezza storia. È per quello che io ripropongo la divisione dei roster. C'è un altro super colpo a sorpresa. Ce n'è un altro? Sì. A meno che ti l'abbia tolto. No, l'ho tolto. L'ho tolto. Credo sia l'ultimo Tyler Breeze. Spinebuster intanto. È per quello che io preferisco NXT adesso, come adesso. Ma poi dico io, con 3 ore di Raw e 3 ore di SmackDown, non riesci a creare intanto AJ Styles che elimina Kurt Angle, ragazzi? Kurt Angle non ce la fa. Non ce la fa a vincere la Royal Rumble neanche. L'età si fa sentire. Allora, 3 ore di Raw. Mezz'ora va in pubblicità. Però dico, in 2 ore e mezza non riesci a fare, a creare una storyline per Tyler Breeze e per altra gente che è nel roster. Se un'altra ora la impieghi a parlare del nulla, no, non ci riesci. Ragazzi, più incontri e meno parlato. È vero, più incontri e meno parlato. Ma purtroppo più incontri non li puoi fare perché la gente la mandi via. Gli ultimi 3, ragazzi. Ryback non meritava dopo tutto. Un idiota, un colpo sorpresa e uno normale. Vi sfido a cercare quello normale. No, sto cercando l'idiota, credo sia Del Rio. No. Ah. Dai, un colpo sorpresa è AJ Styles. Ma poi è bello rosso. Uno normale è Del Rio. Ma quanto sembra, adesso che ho guardato bene la faccia, quanto sembra Brumotti AJ Styles? 100% AJ Styles. A bombazza! Styles. A bombazza! Mamma mia. Comunque io ho pronosticato la vittoria di AJ Styles. A questo punto in mi auguro reale. Che qua vinca AJ Styles, che almeno esatto. È bello da vedere. Sì. Quindi non accadrà mai. Brumotti, guardalo là. Dai, buttali fuori tutti e due. Forse si alleano per buttare fuori l'Erio. Fuori. Dai, dagli una mano, AJ. Dai, che se lo so che sei appena arrivato, non lo conosci, però aiutalo. Fare. Aiutalo. No. C'è una testina. Lasciali fare. Certo, fai così. Però controbatte il suplex con una capriola a vuoto. No, arriva Tyler. E adesso Tyler No. E anche Del Rio non aiuta Tyler Breeze, no. E infatti si salva. Per fortuna. Doppio, l'hai visto? Calcio basso di Del Rio. Alberto però. E alto di Tyler Breeze. Comunque a me Alberto Del Rio piace moltissimo come resta backstage. Assolutamente. Infatti non per nulla hanno scelto lui per far perdere John Cena. Vabbè, anche Tyler Breeze non è poi così male, In NXT poteva sfoggiare tutte le sue doti. Qui nella main roster finisce
finisce buttano fuori adesso. Ma finisce infatti... a schifio con Del Rio. Guardalo lì, Brumotti, guardalo. AJ Styles che ritorna. Che ritorna, che fa il suo debutto. No, in Apple. Realtà aveva fatto dei tryout tipo nel 2003, però sì, praticamente è un debutto, non un ritorno. No, non puoi però uscire così, non puoi uscire così. AJ Styles, aggrappati alla corda, ok, bravo. Si è entrata una corda nel collo. No! Però bella, bella eliminazione. Mi dispiace tantissimo, però bella eliminazione. Porca p***a. Porca p***a. Ho detto chi è? Brock Lesnar lo mena adesso. Perché? Che è successo? Qui è partita la musica di Brock Lesnar. Ho detto, si è incazzato Brock Lesnar, non viene a prendere solo mazza di botte. Sì che non accadrà assolutamente. Parrebbe. Però non so perché, perché quando è entrato non aveva la canzone di Brock Lesnar. Peccato ragazzi, perché ci avevo veramente creduto. Esatto. A studiarlo non ci saremmo mai riusciti. Comunque, meglio di Roman Reigns, eh. Meglio Roman Reigns, eh. E giustamente indica la strada per WrestleMania. Comunque alcuni amici a casa ci hanno detto la possibile faida tra Brock Lesnar e la League of Nations. Cioè giusto uno contro quattro possono fare per avere qualche probabilità di non venire uccisi subito. Che poi stando a guardare i quattro della League of Nations sono quattro ottimi wrestler, solo che non so perché gli hanno dato questa parte dei conigli. Ultimamente va di moda molto, questa gimmick, si può dire. Dal coniglio? Sì. Arriverà Roger Rabbit. A fare il quinto. Quindi ragazzi, mi raccomando, spolliciate. Spoilerate. A più tutto, non posso. Spoilerate a tutto spiano. Per farci sapere cosa. Cosa? Ne pensate? Cosa vi è sembrato questo pre-show? Diteci chi non parteciperà, i vostri partecipanti. Diteci chi vincerà. Chi c'è alla Royal Rumble? Effettivamente. Allora potevamo chiederglielo prima, così ce ne facevamo un'idea. E per i pronostici finali vi rimandiamo domenica alle 18 sul canale YouTube del Pro Wrestling Video, dove troverete anche noi a fare la live. Esatto, vi invito anche di andare a vedervi il video di settimana scorsa riguardo a Abusive Mania. Molto importante che se avete una PlayStation 4 con il Plus potete vedere una vostra creazione in una nostra simulazione. Se no andate a comprarvi il PlayStation. Esatto. E ricordatevi di prendere anche l'abbonamento Plus, perché altrimenti non si... Esatto. E anche il gioco, perché se no cioè, non è importante, però se volete comprate anche il gioco. Quindi ragazzi, per oggi è tutto. Io vi ricordo come sempre, se state guardando il video da worldofwrestling.it, cliccate lì con il YouTube che vi manda su YouTube in modo da poter commentare, mettere mi piace o il non mi piace e iscrivervi al canale sempre se vi va e se non l'avete ancora fatto. Io vi ricordo la nostra pagina Facebook dove troverete comunque tutti i video che facciamo su YouTube più tante incredibili esclusive. Io vi ricordo che se volete ci sono anche altre federazioni tipo Ring of Honor o tipo la TNA, New Japan Pro Wrestling, esatto, la Lucha Underground, seconda stagione. Fate un saltino a vedere qualcos'altro, guardate qualcosa di decente ogni tanto. Per oggi è tutto dall'artefice Jack, dallo specialista Michele, dall'eremita polemico Pepino. Alla prossima, alla. Con i videogiocatori della domenica. Ciao belli, ciao.